Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di lavoro, perché continua a tenere banco la questione della San Marco Industrial di Atessa, che ha annunciato l'esubero di circa 80 lavoratori. A seguito di un comunicato, alcuni dipendenti ancora al lavoro contro i manifestanti, la FIOM CGIL prende posizione mettendo in guardia dalla guerra tra lavoratori. Su 163 lavoratori, circa 80 rischiano di perdere il posto. E questa è la situazione della San Marco, l'azienda metalmeccanica di Atessa che produce cassoni per veicoli commerciali. La società ha annunciato gli esuberi, fanno sapere i sindacati, violando gli accordi siglati nel 2017, secondo i quali sarebbero stati mantenuti tutti i 163 posti di lavoro. Da qui la mobilitazione degli operai, che chiedono la rotazione della cassa integrazione. Ciò ha portato alla contrapposizione tra chi è rischio licenziamento e chi è ancora al lavoro, culminata in un comunicato di alcuni dipendenti contro i manifestanti. Fare un comunicato che dice morte tua, vita mia, e che allo stesso tempo difende l'azienda che ha fatto una scelta di decidere che una parte dei lavoratori debbano essere licenziati, è innaturale, è una cosa non logica dal nostro punto di vista, anche perché chi dice morte tua, vita mia, poi deve tenere presente che se un domani l'azienda dovesse utilizzare gli stessi identici criteri per chi oggi sta lavorando dentro, ovviamente apre una situazione di imbarazzo, perché chi ha giustificato l'azienda per altri lavoratori poi sarà difficile non giustificarla, no, per quanto riguarda diciamo, le azioni che potrà compiere in futuro la stessa azienda. Inoltre c'è stato un errore secondo me che va un attimo specificato, cioè qualora l'azienda dovesse procedere attraverso una procedura di licenziamenti collettivi così come previsto dalla legge 223, e dovrà stabilire una graduatoria in base a quelli che sono i criteri di legge, e se un lavoratore che oggi è all'esterno dovesse giudicare illegittimo il licenziamento e quindi dire che vuole andare avanti a fare una vertenza, una causa per avere diciamo, il giusto riconoscimento di tornare al lavoro, quel lavoratore, così come prevede la legge, sarà costretto a fare il nome e il cognome di un altro lavoratore che sta magari lavorando all'interno dello stabilimento. Capite bene che aver aperto questa operazione in questo modo qui, no, apre una guerra tra lavoratori, quindi rompendo quelli che sono gli argini della solidarietà. Polemiche nelle scorse settimane anche per i metodi di delazione all'interno dell'azienda. Infatti sarebbero state diffuse delle registrazioni di alcuni lavoratori. Quando dei lavoratori vengono registrati di nascosto, l'azienda riceve non sappiamo in che modo queste registrazioni e poi utilizza queste registrazioni per discriminare i lavoratori che sono stati oggetto di appunto di questa registrazione, è un problema che per noi non va bene, cioè sembra quasi di stare veramente sotto un regime totalitario come in Romania quando c'era Ceausescu, cioè non ti puoi fidare neanche dei tuoi familiari. Ancora cattive notizie per le maestranze di Brioni, visto che l'azienda guidata dal gruppo Kering ha deciso il taglio di 320 lavoratori nei tre siti produttivi dell'area Vestina. Il noto marchio di moda italiano Brioni ha presentato ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo piano industriale per il periodo 2021-2025, che punta su uno sviluppo del brand in accessori e nuove categorie di prodotto, mantenendo, come si legge nella nota, il forte posizionamento nell'eccellenza produttiva 100% italiana e nell'esclusività. Fin qui niente di male, se non fosse però che la stessa azienda, guidata dal gruppo Kering, si è posta all'interno di questo piano l'obiettivo di andare incontro all'evoluzione del settore dell'abbigliamento maschile di fascia alta e quindi prevedere una razionalizzazione dei costi di struttura e una riorganizzazione della matrice produttiva. Tradotto, Brioni avvierà un processo di ridimensionamento dei siti produttivi dell'area Vestina, ovvero Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova, che vedrà coinvolti 320 lavoratori su 1000 attualmente in organico. All'incontro di ieri a Roma, dove erano presenti inoltre il Ministero del Lavoro, l'assessore regionale Pietro Quaresimale,
le sigle sindacali regionali e nazionali, la proprietà, rappresentata dall'amministratore delegato Mehedi Benabaji, il responsabile delle risorse umane Alessandro Paparelli e il responsabile della produzione Vittorio Quattrone, ha chiarito la propria ferma intenzione di non voler procedere in via unilaterale, ma anzi in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti per mettere in campo misure per il reimpiego, così da evitare il più possibile l'avvio di un'emergenza sociale dopo quella sanitaria. Tutto questo trova conferma anche da alcune sigle sindacali, che per adesso preferiscono restare in silenzio in vista anche del tavolo di lavoro previsto in Confindustria Pescara, a cui parteciperanno ancora una volta Regione Abruzzo e rappresentanti sindacali e le RSU. È chiaro che si tratta di una doccia fredda, soprattutto aree interne, in particolar modo per un'area già fortemente penalizzata dalla crisi economica e poi quella legata all'emergenza sanitaria del Covid-19. Ovviamente noi come amministrazione comunale oggi stesso incontreremo l'amministratore delegato di Brioni insieme al responsabile del personale e soprattutto chiederemo Abruzzo all'assessore alle attività produttive Daniele Damario e all'assessore Pietro Quaresimale di attivare tutti gli strumenti utili a garantire e a salvaguardare i posti di lavoro nella nostra area vestina. Adesso parliamo dei numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. 264 sono i casi rilevati oggi, il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti due casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra regione. Casi 264, lo ripetiamo, di età compresa tra 1 e 97 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, il bilancio dei pazienti deceduti invece registra purtroppo altri 24 nuovi casi e sale a 2.293. I casi dei decessi odierni fa riferimento a pazienti di età compresa tra 56 e 94 anni. Ma di questi 24, 18 si riferiscono a decessi avvenuti in precedenza e comunicati solo oggi dalle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 55.968 tra dimessi e guariti, che sono in aumento di 233 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 10.266. Dall'inizio dell'emergenza questi sono i numeri e questi casi fanno riferimento a 5.884 test molecolari e 2.721 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 3,1%. 557 più 4 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 58 meno 1 rispetto a ieri, ma con 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.651 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Per quanto riguarda i dati provincia per provincia, più 81 in provincia dell'Aquila, più 62 in provincia di Chieti, più 66 in provincia di Pescara, più 55 in provincia di Teramo. Proseguono gli screening di studenti e personale scolastico negli istituti pescaresi, come fortemente voluto da ASL e Comune. Oggi è toccato all'alberghiero De Cecco. Nuovo ciclo di tamponi questa mattina agli studenti e al personale scolastico dell'alberghiero De Cecco di Pescara. Professoressa, continuano gli screening, continuano i controlli, sono riprese le lezioni, si va avanti. È una iniziativa molto importante che è stata promossa dal Comune dell'ASL di Pescara, che va nella direzione e direi anche nella logica della prevenzione e quindi rappresenta uno strumento ulteriore di rafforzamento delle nostre misure di prevenzione e di sicurezza proprio in questo momento in cui riprendiamo le attività in presenza al 50%. E stiamo riproponendo, rinnovando e anche rafforzando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza che avevamo già adottato all'inizio dell'anno. In particolare stiamo rafforzando le misure di sicurezza all'interno dei nostri laboratori di enogastronomia e di accoglienza turistica, dove è molto importante garantire il massimo distanziamento proprio perché le posizioni non sono statiche ma dinamiche.
abbiamo inoltre dato l'opportunità alle nostre classi di poter svolgere lezioni all'aperto e quindi con la massima tutela della salute individuale e collettiva possibile attraverso la predisposizione di gazebo nei cortili della nostra scuola, e abbiamo predisposto delle misure più rigorose di distanziamento nella mensa del nostro convitto. E quindi è molto importante riprendere la scuola in presenza, ma riprenderla con tranquillità, riprenderla quindi con il massimo della fiducia nelle misure che sono predisposte. Gli esami di maturità si svolgeranno comunque in presenza anche quest'anno, ma si svolgeranno con delle modalità particolari, quindi non ci saranno le prove scritte, ma ci saranno esclusivamente le prove orali. E io non sappiamo ancora, come istituto alberghiero, la data per lo svolgimento degli esami di qualifica delle classi terze, che di regola si svolgono all'inizio di giugno. Quindi aspettiamo informazioni su questo punto dalla Regione Abruzzo. Cronaca: gli agenti del commissariato di Atri hanno arrestato un 37enne di Montesilvano che in pochi mesi aveva messo su una fiorente coltivazione di marijuana in un casolare abbandonato proprio nella periferia di Atri. Nel corso dell'operazione gli agenti hanno sequestrato ben 249 piante di marijuana di altezza media di circa 80 cm, la maggior parte delle quali già fiorite, oltre al complesso impianto di irrigazione e coltivazione della sostanza. Sostanza che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato tra i 50.000 e i 70.000 euro. L'uomo, già noto agli uomini del commissariato di Atri, era stato arrestato lo scorso anno per fatti analoghi. Gestiva infatti una piantagione di marijuana a Morrodoro, dove all'epoca furono sequestrate 42 piante. È partita oggi da Vasto la sperimentazione di droni capaci di rilevare metano e altri inquinanti aeriformi che fuoriescono dalle discariche, soprattutto abusive. Nei prossimi 12 mesi il sistema sarà testato in 4 discariche tra Abruzzo e Puglia. L'obiettivo è individuare esalazioni di metano e dei cosiddetti COV, composti organici volatili, tra i principali responsabili dell'effetto serra attraverso l'utilizzo del drone. La sperimentazione messa in campo da Art Abruzzo, Università di Bari, struttura del commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive di Ispra, è partita da Vasto e dalla discarica di Vallone Maltempo, uno dei 4 siti individuati dai tecnici tra Abruzzo e Puglia per svolgere questo tipo di ricerca. L'altro in Abruzzo è la discarica di Casoni di Chieti, mentre in Puglia ci sono Lesina e Ascoli Satriano. Nel corso dei prossimi 12 mesi saranno confrontati i risultati ottenuti attraverso lo screening aereo e quelli determinati con i metodi indicati dall'attuale normativa. Se, come sperano i tecnici, i risultati delle due metodiche dovessero essere omogenei, si potrebbe determinare una netta velocizzazione dell'analisi dei siti inquinati e un campionamento mirato rispetto ai punti con maggiore inquinamento. In Abruzzo, rispetto alle 13 discariche abusive gestite dal 2017 dalla struttura commissariale guidata dal generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, è rimasta da bonificare solo quella di Vallone Maltempo. Ma in tutta Italia, rispetto agli 81 siti affidati al commissario e oggetto di infrazione europea, ne sono stati sanati 51 e ne restano attualmente attivi 30. Un lavoro del quale ne stanno beneficiando l'ambiente e i cittadini dei territori interessati, ma non solo, anche le casse dell'erario. Infatti dal 2014 ad oggi, per i 200 siti inquinati oggetto di infrazione europea, l'Italia ha dovuto pagare a Bruxelles oltre 282 milioni di euro. La multa annuale però si è ridotta dagli oltre 40 milioni di euro del 2014 ai poco più di 7 attuali. Pronto per le imprese di Chieti e Pescara, Abruzzo Blockchain, piattaforma di ultima generazione per creare un tracciamento digitale di autenticità partendo dalla storia del prodotto. Paolo Renzetti. Confindustria e Camera di Commercio Chieti Pescara scendono in campo per mettere a disposizione del tessuto produttivo strumenti innovativi per il futuro. ABC Abruzzo Blockchain, tutela, promuovi, espandi, costituisce un percorso di evoluzione digitale che vuole potenziare la crescita economica del tessuto produttivo abruzzese, in gran parte costituito da micro e piccole imprese, dove una quota crescente di export è detenuta soprattutto dai settori design e food wine. Sono due settori
che riguardano in maniera abbastanza importante il nostro export e quindi possiamo sicuramente avere soddisfazioni maggiori nei mercati internazionali. Resta però prioritario, come ha spiegato il presidente dell'ente camerale Gennaro Strever, lo sviluppo infrastrutturale nella nostra regione che è attualmente in forte ritardo. Se noi perdiamo questo treno di perdere le infrastrutture che sembravano cose acquisite che si facevano, tipo l'alta velocità Roma-Pescara, è un danno irreversibile. Io come Camera di Commercio ho fatto un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in Senato, in Regione, affinché si diano da fare, fanno squadra, perché qui bisogna parlare di Abruzzo, non di partiti singoli perché non avrebbe senso. E se noi non riusciamo in questa fase rischiamo di rimanere una regione isolata dal resto d'Italia. Presentato il progetto di riqualificazione dell'Istituto Castorani di Giulianova, 200.000 euro per realizzare una ludoteca e un centro sportivo. L'opera però prevede lo sgombero nel campetto occupato in Viale dello Splendore. Noi da qui non ce ne andremo, dicono coloro che lo autogestiscono. 200.000 euro per la riqualificazione dell'Istituto Castorani di Giulianova. Lo ha annunciato la neopresidente dell'ASP 2 di Teramo, cui il Castorani fa capo, Giulia Palestini. La Palestini, nominata dall'assessore regionale quaresimale alla guida dell'azienda pubblica dei servizi alla persona, ha dichiarato che il progetto è per i circa 20 bambini del Castorani e che la somma deriva dal bando per gli investimenti su attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale. Dei 200.000 euro, 11.000 saranno spesi per realizzare una ludoteca nello stabile, circa 40.000 per il recupero di alcune mappe conservate nell'istituto e ben 150.000 per la riqualificazione del campetto da calcio adiacente. Campetto che rappresenta un lascito al Castorani purché avesse scopi sociali. Per oltre 20 anni però, fatta eccezione per la breve parentesi in cui fu parcheggio della Polizia Municipale, il campetto è rimasto abbandonato fino a quando 5 anni fa è stato occupato senza autorizzazioni da alcune persone che lo hanno rianimato con tante iniziative culturali e sociali autogestendolo. Ad oggi le attività del campetto sono limitate causa pandemia, ma lì rimane un orto condiviso e c'è anche chi abita. Il progetto di riqualificazione significa quindi sgombero. Ci hanno detto o ve ne andate, fanno sapere dal campetto occupato. È la parte più brutta di questa vicenda che l'amministrazione Costantini e l'ASP2 metta davanti ai bambini per fare una mossa prettamente politica che è quella del nostro sgombero. Quando in realtà sappiamo tutti quali sono gli interessi sia della Giunta Costantini sia dell'attuale direttrice dell'ASP 2 e sappiamo tutti sia in città che altrove quali sono i nostri rapporti che abbiamo avuto anche se non ci abbiamo mai speculato come fanno loro con tutto il circondario del campetto occupato e con i bambini anche per cui il campetto è stato sempre aperto compresi quelli del Castorani. Detto ciò ci sono dichiarazioni già che parlano di uso della forza, di sgomberi e via discorrendo. Oltre ad invitare tutti e tutte all'assemblea che vi sarà domani al campetto occupato alle 18, ci teniamo a dire che se loro pensano di usare la forza, di cacciare e di cancellare un'esperienza sociale, politica, culturale e libera come quella del campetto occupato, si sbagliano di grosso e troveranno una forte resistenza. Il campetto non si sgombera e questo sia chiaro a tutti. L'appalto per i lavori al Castorani dovrebbe essere affidato entro giugno. La Palestini, il cui nome circolava da settimane come possibile candidato sindaco leghista alle prossime amministrative di Roseto, ha subito ricevuto i ringraziamenti del sindaco di Giulianova, Ivan Costantini. Siamo certi che tali interventi di carattere strutturale, ha dichiarato il primo cittadino, sapranno regalare nuove possibilità di aggregazione e socialità per i nostri bambini. Solo alcuni mesi fa, però, lo stesso sindaco aveva annunciato che l'intendeva realizzare un parcheggio. Infatti non è mai stato tenuto segreto che obiettivo dell'amministrazione è, fin dalla campagna elettorale, lo sgombero del campetto occupato e dei soliti anarchici contro cui puntare il dito ad ogni contestazione cittadina.
L'antica via Stazio di Teramo da oggi torna alla normalità. Il comune ha infatti deciso di rimuovere una struttura di legno e ferro realizzata nel 2017 che di fatto ha reso prigioniere 4 famiglie residenti, oltre a creare degrado e disagio nell'intero quartiere. La copertura si era resa necessaria per permettere la messa in sicurezza del Palazzo Braga. Tania Bonnici Castelli. Dopo anni di proteste da parte dei residenti della centralissima via Stazio a Teramo, l'amministrazione comunale ha deciso la rimozione della copertura in legno e ferro particolarmente impattante che ha tenuto prigioniere 4 famiglie dal 2017. La struttura si era resa necessaria per permettere la messa in sicurezza dell'antico Palazzo Braga e della Chiesa di San Giovanni, ma le sue dimensioni hanno creato in questi anni degrado, sporcizia e difficoltà alla circolazione stradale, a causa anche della parziale pedonalizzazione della via. Oggi però si torna alla normalità. E oggi finalmente restituiamo a questa via una sua dignità, rimuovendo ovviamente la messa in sicurezza sbagliata che fu approvata anni fa. E grazie al lavoro anche della Protezione Civile regionale, con la sua disponibilità, riusciamo a restituire decoro e dignità, ovviamente facendo un passaggio che non è quello definitivo, perché ovviamente questa via, questa strada, via Stazio, sarà interessata ovviamente anche ad un intervento di manutenzione con il lavoro dell'assessore di Bonaventura, in un contesto nel quale appunto stiamo lavorando alacremente per il recupero attraverso il percorso di ricostruzione del Braga, e soprattutto stiamo imprimendo un'accelerazione forte, importante, alla riqualificazione complessiva, non la cosiddetta pezza, del mercato coperto e di Piazza Verdi. Via Stazio è una via dell'antico quartiere teramano di Santa Maria Bitetto, dove insistono palazzi, monumenti e chiese importanti come il Teatro Romano, il Conservatorio Braga col suo chiostro medioevale e San Giovanni. La sua futura riqualificazione rappresenta il cuore del progetto di Teramo Città Capoluogo. Che tempi prevede? I tempi con l'edilizia e con i lavori pubblici, dopo un anno da assessore ai lavori pubblici ho imparato a non darli, perché sono, diciamo, non dipendono direttamente dalla volontà dell'amministrazione comunale, che domani mattina avrebbe voluto aprire già il cantiere, ma dipendono da tanti fattori. Però i tempi sono scanditi e credo che nel giro di pochissimi mesi riusciremo sicuramente a dare un nuovo volto a questo quartiere, che già così, con il recupero del rudere di via Muzzi, adesso l'eliminazione del sottopasso pedonale che rappresentava un'ostruzione non solo alla viabilità ma anche, diciamo, un decoro inadeguato per la nostra città, stiamo piano piano recuperando il tempo perso. Adesso parliamo di sport, calcio di Serie B. Non buone notizie in casa Pescara, perché sale il numero dei giocatori biancoazzurri positivi al Covid. Altri 2 casi sono emersi infatti nelle ultime ore. Se nei prossimi cicli di test dovessero emergere altri 2 calciatori positivi, la società potrebbe chiedere, è una facoltà e non assolutamente un obbligo, il rinvio del match contro la Virtus Entella di sabato. D'altro canto potrebbe intervenire anche la ASL di Pescara e decidere di sospendere gli allenamenti e impedire la disputa delle prossime partite. Questo è il comunicato del club biancazzurro, diramato nel pomeriggio. La Delfino Pescara 1936 comunica che nell'ultima serie di controlli effettuati questa mattina si sono evidenziati ulteriori casi di positività al Covid-19. Al momento risultano essere 7 componenti del gruppo squadra e 1 del gruppo staff. I tesserati, conclude la nota del club biancazzurro, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Vedremo come andrà a finire in casa Pescara. Noi scendiamo in Serie C, andiamo in casa Teramo. Il difensore biancorosso Salim Diakité parla dell'interessamento del Napoli durante la finestra invernale di mercato e del momento non proprio positivo che la sua squadra sta attraversando. A gennaio si è parlato molto, molto di te. Come hai vissuto quei giorni in cui sei stato messo fuori squadra e come hai vissuto l'interesse del Napoli a gennaio? È vero che quando il Napoli si interessa a te ti fa piacere, questa è la verità. Ma io sono stato tranquillo, veramente sono stato tranquillissimo. Mi sono allenato fuori da solo con il preparatore fisico. Ho aspettato di rientrare in gruppo. Sì, siamo in difficoltà perché abbiamo perso
quattro partite in cinque partite. Siamo in difficoltà. Non ti posso dire che non siamo in difficoltà, se lo vediamo tutto, ma in crisi no. Perché dobbiamo stare in crisi? Perché io non vedo perché dobbiamo stare in crisi, dobbiamo solo lavorare, andare in campo e fare il nostro. Perché siamo ottavi, giusto? Non è che siamo sotto classifica, avete capito? Per me dobbiamo andare, prendi 9 punti, se possiamo prendere 9 punti sulle ultime 3 partite, li prendiamo. Poi arriviamo ai playoff e un altro campionato. Per me è questo, non siamo in di, non c'è crisi, non dobbiamo parlare di crisi, difficoltà sì, perché siamo qua, abbiamo perso 4 partite dentro le ultime 5, dobbiamo dire che siamo in difficoltà, ma crisi non accetto questo, perché crisi è come avere mollato, non trovi la soluzione, non abbiamo mollato, non è oggi che molliamo. Scendiamo in Serie D adesso, turno infrasettimanale di campionato disputato nel pomeriggio, giornata numero 26, contrassegnato dal match tutto abruzzese del Vincenzo Savini di Notaresco tra Notaresco e Castelnuovo. 2 partite rinviate, quella del Giulianova che avrebbe dovuto giocare contro l'Olimpia Agnonese e il derby tutto molisano tra Vasto Girardi e Campobasso. Vediamo i risultati: Atletico Porto Sant'Elpidio Aprilia 1-4, Cinzia Albalonga Pineto 1-1, Notaresco Castelnuovo 3-0, Recanatese Montegiorgio 2-0, Rieti Fiuggi 3-3, Tolentino Castelfidardo 1-1, Lavastese che tornava a giocare oggi dopo un lungo stop perde in casa contro il Matese 1-2. Vediamo la classifica. Campobasso, nonostante lo stop di oggi, il rinvio di oggi, mantiene comunque la vetta, 53 punti, 51 il Notaresco, 43 punti per la Cinzia Albalonga, 41 per il Castelnuovo, 40 per il Matese, 35 per il Vasto Girardi, 34 per il Castelfidardo, 32 per Tolentino e Recanatese, 31 per il Rieti, 30 per l'Aprilia, 29 per il Montegiorgio, 27 per l'Avastese, 26 per il Pineto, 24 per il Fiuggi, 19 per il Giulianova, 4 punti per l'Olimpia Agnonese e 3 per il Porto Sant'Elpidio. Ma per le immagini, le interviste, le emozioni della giornata di campionato vi do appuntamento a tra poco con l'Abruzzo del pallone, un'ora insieme per vedere quanto è successo nel turno infrasettimanale del quarto campionato nazionale. Il TG6 invece torna questa sera con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.